Siamo giunti al terzo test di accoglienza del progetto Eurosen, progetto finanziato direttamente dalla Commissione europea, che vede tra i partners italiani una zona del Castanese e del Milanese e i tre borghi qui in Calabria, Altomonte, Murano e Civita, tra i borghi più belli d'Italia e tra i più caratteristici in Calabria. Il progetto Eurosen, appunto finanziato direttamente dalla Commissione europea, prevede il partenariato nella zona del Castanese e nei comuni limitrofi a Milano, una cittadina vicino Salisburgo, quindi l'Austria, una cittadina in Slovenia, Ibrisca, e questi tre borghi in Calabria, Murano, Civita e Altomonte, che hanno creato per la prima volta un cluster di cultura locale. È una formula innovativa di offerta turistica che prevede la creazione di itinerari inclusivi dove la cittadinanza partecipa attivamente. È una forma di, in inglese, community-based tourism viene chiamata, dove appunto la cittadinanza locale accoglie i turisti, li fa immergere nella cultura locale, prendono attivamente parte a canti e balli popolari, alla produzione di prodotti tipici o piatti tipici, anche a attività di artigianato locale. Una fetta di mercato importante in cui la Calabria spera di ritagliarsi una nicchia. È importante perché il turismo senior, ovvero sia di cittadini dai 55 anni in su, ricopre il 20% dei pernottamenti turistici in Europa. Il programma del giorno prevede il saluto delle istituzioni del sindaco di Murano, una visita guidata presso il centro del borgo e una visita a tutte le attività produttive del borgo, ovviamente, perché saranno in prima persona coinvolte nel progetto ristoratori, albergatori, attività extra alberghiere, anche attività artigianali ovviamente, l'enogastronomia non mancherà sicuramente, né può mancare, visto che in Calabria è il primo elemento, uno dei primi elementi di appeal di questa regione, una degustazione dei prodotti tipici del posto.